Allora, nel caso di Don Camillo e di Peppone, insomma, di Calabria, che è un caso che ha fatto discutere molto in Italia, lì sono volati, c'è stato uno scontro fisico, no? Ma insomma, forse ve lo racconteremo. San Giovanni di Cioè, a Gerace. San Giovanni di Gerace, insomma, sono volati degli schiaffoni, uno in verità, insomma, poi quelle cose si sono sistemate, però accade che i rapporti tra sindaci e parroci possono essere anche piuttosto tesi e la storia che vi raccontiamo ne è una dimostrazione. Ecco, no, però in realtà adesso siamo riusciti a collegarci con Manuela Iati e quindi questa storia la possiamo raccontare con grande piacere. Dalla regia ci arrivavano delle indicazioni un po' confuse. Allora, Don Pietro ed Emidio Mandozzi sono finiti sulle pagine di cronaca parecchie volte, no? L'abbiamo sentito, si sono sfidati con le campane. È accaduto in questi giorni, dicevamo, al sindaco di San Giovanni di Gerace, Giuseppe Bumbaca e Don Vincenzo Sassitani, perché lì lo scontro è stato fisico. Allora, la nostra collega Manuela Iati questa storia l'ha raccontata. Io non so, Manuela Iati, benvenuta, se c'è stato un solo schiaffo, mi pare di capire che insomma uno l'ha data, uno l'ha ricevuta, l'ha ricevuto. Ci aiuti a capire esattamente che cosa è successo? Siamo in provincia intanto di Reggio Calabria. Sì, provincia di Reggio Calabria, Locride, vallata del Torbido, quindi comunque nella zona un po' interna della Locride. È stata una manata, in realtà, viene definita così anche poi nella denuncia querela che il parroco aveva presentato dopo l'accaduto. Un accaduto che realmente sembra davvero fuoriuscito dalla penna di Guareschi. Perché cosa è successo? Ecco, lo raccontiamo subito. Il parroco ha lamentato davanti ai fedeli in un paio di occasioni il fatto che il sindaco, il comune, non avesse provveduto alla stampa dei messalini, quindi dei foglietti, dei fogli della messa, e che quindi non ci sarebbero stati questi servizi e alcuni servizi finché il comune non avesse provveduto a pagare. Ma qual è la cosa particolare? È la vicenda proprio legata a questo santuario, il santuario della Madonna Santissima delle Grazie, appunto lì a San Giovanni di Gerace, perché il santuario è di proprietà del comune e viene però gestito insieme dalla curia e dal comune attraverso un consiglio di amministrazione in cui il presidente di diritto è il sindaco e il vicepresidente è il parroco. Quindi Il diciamo parroco che in le realtà. ruggini sono legate intorno, sono legate a questa cogestione un po' complessa tra i Esatto, una due. cogestione complessa perché poi peraltro il parroco Don Vincenzo anche con la precedente amministrazione aveva avuto ogni tanto a che ridire in quanto avrebbe voluto poter gestire da solo il santuario, cosa non possibile proprio in base a questi accordi con la curia e in base al fatto che il santuario è di proprietà Senti, comunale. Iati, ma Però questo schiaffo, no, è stato dato in pubblico? è stato Dato e dato ricevuto? davanti ad alcuni testimoni, da parte appunto del sindaco che è andato il giorno dopo questa omelia a lamentarsi, insomma, sono iniziati ad accendersi i toni e quindi è volata questa manata. Dicevo, c'è stata anche una denuncia querela che però poi è stata Ecco, com'è finita la ritirata. storia? È finita che la querela in realtà è stata ritirata perché è stata fatta la pace grazie all'intercessione anche del vescovo, all'intercessione di qualche altro sindaco amico del sindaco in questione. Però ecco l'ultima particolarità, tanto per far capire qual è questa contrapposizione tra diciamo, Peppone e Don Camillo in questione, chi deve per esempio dare, pagare, comprare le ostie e il vino è proprio il sindaco e il comune che addirittura raccoglie le offerte che vengono date in chiesa e le deposita su un apposito conto corrente che è intestata al Ecco, santuario. senti, Iati, in conclusione, secondo te la Sì. pace è stata fatta pubblicamente, ma è una pace duratura? Sarà pace duratura? La finiamo qui? Beh, vedremo perché effettivamente non ci si aspettava che si arrivasse poi a tanto, anche perché comunque si parla di persone che sono conosciute come persone normali, fra virgolette, persone comunque miti, quindi bisogna capire perché poi si sia arrivati a questo punto. Staremo un po' a guardare, magari ci ritroveremo a Esatto. dover scrivere qualche altro racconto alla Speriamo non Guareschi. di questo tenore, grazie Emanuela Iati, Grazie, ti grazie, salutiamo, grazie arrivederci. davvero.